He's all in his body. The time has remained for the man from Katusha. Pochi metri dunque la conclusione per incoronare il re di Polonia in questa tappa del Giro d'Italia. In questo momento Belkov è inseguito soltanto dalle autovetture dell'organizzazione del Giro d'Italia e sta per ottenere la più bella vittoria della sua carriera. Siamo ormai al cartello dei 700 metri alla conclusione. Maxime Belkov, team Katusha, non sta vincendo, sta dominando Firenze. 700 meters remain for the man who has been on the attack for most of today. Maxime Belkov of Katusha in the red of the Russian squad. Get ready to welcome today's stage winner. E allora attenzione, 4 ore e 30 minuti, 25 secondi, cercano di seguimento, forse vanno niente, chissà, Jadison Pantano, Tobias, Lubin, sono in coppia, stanno prendendo una curva, ma davanti a loro c'è un fenomeno, un russo che ormai è 400 metri dalla conclusione, Maxime Belkov sta per affacciarsi su questa straordinaria zona dell'Italia, Maxime Belkov ai 350 metri. 350 metri remain now for the man from Katusha. Castello dei 200 metri, signore e signori, sulle mani, incominciamo ad applaudire.